ciao ragazzi mitici. Allora, siamo su Twitch, siamo con il mitico mio amico grande Samuele. Ciao Samo, amico mister. Ciao, ciao, ciao. Ciao amici di Twitch. Adesso Samuele poi farà un canale strafichissimo anche lui, dove posterà le sue cose mitiche, che lui fa robe mitiche. Ah cazzo, non... dai, fai un bel canalino. Poi con la PlayStation 5 vedrai che è una figata, come si dice, streamare, proprio una cazzata, bellissimo. Beh, ci starebbe, fai anche scuola di grafica, quindi ci sarebbe proprio una fissa. La Cruz che si ricarica. Allora, io ho caricato Destiny, raga, e è venuto fuori sta roba. Credo che sia, come diceva l'amico mister, di qualcosa tipo che mi danno le armi di Halo. Sì. Ragazzi, oggi alle 7 c'è il download di Halo, eh. Io non so se riesco a portarlo oggi sul canale, però... c'è anche COD, c'è un po' di roba. Ma che ora è COD? 7 anche lui? Tutte le 7. Così andranno a puttane tutti i server del mondo e siamo fottuti che nessuno fa niente. Va bene, perfetto, grandi ragazzi. Tutti, io sono d'accordo con questo controllo. Ok, obladi, oblada. Ce l'abbiamo fatta a ammazzare. Nuovo... Allora, il cavallo l'abbiamo sbloccato. Adesso siamo dentro tutta una roba con dei mondi che girano. Sconfiggi i bombardieri, dice un gioco. Oh cazzo, quanta roba che c'è. Quanti ce n'è? Ho seccato un cane. Quanti cani ci sono, mannaggia i cani. Dai, due cagnolotti mi hanno ammazzato. Cattivelli. Boom. Calappa. Il nucleo. E una volta che prendo il nucleo, mi hanno ammazzato. C'è un sacco di carne sul fuoco, ragazzi. Un sacco di carne sul fuoco. Un'arma, a prescindere, mi piace, mi dà una roba a puffa. Allora, queste cose che rilasciano, dov'è che vanno portate? Il nucleo. C'è troppa roba. Boom, calamba. Boom. Ho fatto la super perché... Perché lì. Dai, abbiamo un minuto e 50 per ammazzare tutti, mi sa, raga. O per portare le palle. Io faccio 1500, è tanto? O sono ancora un po' pochino? Con quella boom 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 boom. Con quella boom 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 boom. No, il... come si chiama? Quello... colpo singolo. Infatti adesso volevo finire l'ombra di sto gran... non mica quello che abbiamo fatto l'altra volta. Ora devo fare gli innegati. Te l'ho detto che non riesco a capire il come...
quale fare per primo, no? Perché c'è un casino con la cazzo di mappa, non è che... Bella Kevin! Mitico Kevin! Oh, me la sto a giocare un po' così, Kevin. Devo fare i rinnegati. Kevin, il problema è che tu devi comprare il Custom Pass. Cazzarola. Cos'è che è scritto? Scusami, non ti ho letto. Scusa Kevin, se mi riscrivi che non ho letto che cosa hai scritto. Cavallo astrale vuole un combattimento d'onore con il campione dei Cabal. Oh oh oh, qua c'è un boss. C'è un cazzo di tank. Che è bello grosso. Cazzo, ma c'è un botto di gente qua. Ci vuole. Cazzo, mi ha ammazzato. Pronto. Warzone. È quello gratis, no? E com'è? È più bella di quell'altra? È vero? Sì, esatto. E come mai? Hai di fronte tre porte. Quale nasconderà il tuo vero avversario? Il cavallo esige una predizione. Ah, che sfortuna. Hai scordato di incrociare le dita. C'è un cavallo qua. Sono morto. No, non sono morto, ragazzi. Mitico. Mitico tra. Ah sì, però non sono andato avanti. Ma che cazzo mi ha fatto? Non capisce il cazzo. Obiettivo completato. Che cazzo sta a dire? Ma cos'è che bisogna fare? Come faccio andare sopra qua? Sì, dai, vai unire le A di cui facciamo prima, va. È contro un guerriero dell'alveare. Crota. Fisso. Devo fare crota. Appena che lo mettono in sconto, sì. Sì, dai Kevin, così giochiamo, perché ce l'ha anche Mister, ce l'ha anche Nico, ce l'ha un sacco di gente. Questo è bello giocare poi con la stessa gente, no? Se bisogna fare poi i raid della roba è difficile, non è roba facile.
Prendo crota, sono seri? Quando? Ragazzi, il Destiny è questo, il Rise si deve giocare sempre con la testa dritta, esatto. Sì, esattamente. È vero, fa Kevin. Ma lui è immune, perché è immune sto merda? Perché se non sai esattamente cosa fare, non ce la fai. Sì. Vedi, bisogna fare i video, bisogna farli noi, perché infatti io ho tanti video di qualcosa da fare di altri giochi, tipo Baldo, quella che li ho fatti io, un sacco di gente li ha visti, perché non è che sono tutti fatti bene, Ah, pugni in faccia li prendo io, vieni! Fermo, no? Certo! Crota figlio di Ori! Ma è bello tosto, mi sembra di aver capito, eh! Cazzo, mi sono matato due volte! Quartiere 1100, quanto sono io? Non sono neanche 1100 forse. 1150 potere consigliato, me lo sta facendo fare. Namo. Ecco, mi dice la super proprio lì. Ma è ancora quasi vivo. Ma la gente, cosa bisogna fare per sbloccargli che è immune sto stronzo? Le maliarde? Bisogna lanciargliela. Il destriero ridona i suoi poteri. Che cazzo! Mi sa che è più lunga di quanto sembri. Cazzo, mi finisce la super che prendi.
cazzo. Non ho capito cosa hai detto. Sono qua, sto sparando, ma ed ora 2 di 3, obiettivo completato. Punti grado a favore, eternità chiamata 30, impresa compiuta. Quanta roba che butta fuori per aver giocato con noi questa sera. Anche tesoro, se chiavi, piedi. Speriamo di vedervi ancora alle prossime sfide dell'eternità. Buonanotte. Missione 28 secondi, se ne va. Quindi mi ha dato un po' di roba, giusto? Che in teoria dovrei indossare perché è roba più figa di quella che ho. Sti cazzi. Ok. Oh, stendardo di ferro. Sur. Festeggia 30 anni. Allora, invita amici. Perché non ti vedo? Mister, eccolo qua. Sì. Allora. Ma no, ma l'abbiamo già fatto l'altra volta. Sei già entrato da me. E quindi? Ma no, ma che cazzo stai a dire? Allora, entra dentro. La luna. Che cosa si fa sulla luna? Ombre del profondo, no. Città sognante. La torre, cosmodromo. I rinnegati. Perché da solo e non si può fare in due? Mamma che palle. Vabbè. Sì? Ah, era un DLC di quelli un po' cavolini. Cavolini di Bruxelles. Non mi stai aiutando dicendo se fai veloce e poi mi dici che è difficile. Sto qua mezz'ora io, eh. Corriamo allora. Sarà qui da un momento all'altro e comincerà ad ammazzarli tutti, uno a uno. E tu, mio caro,
Questo farà male. Molto. Ultime parole. Come sta tua sorella? C'è solo? Prigione degli anziani, poco prima. Petra Veg, grazie per l'invito. Che stai preparando per la festa? Il solito. Dai, fai il trucco. Sul serio, guarda quello. Mi farà brividire ogni volta. Rifallo. Dopo. Forse. Al momento i prigionieri sono liberi. Per fortuna l'area principale e i livelli inferiori sono sigillati. Ma se i sistemi di sicurezza crollano, il confinamento diventerà problematico. Un giorno come un altro. Va bene, partner. Questo è un blues in do minore. Seguimi per i cambi d'accordo e cerca di tenere il ritmo. E ora si va in prigione! Aspetta, eh. Io? Devo impostare l'URL YouTube che ho i requisiti necessari per farlo. Devo impostare un URL che ho i requisiti per farlo, quindi mi hanno sbloccato qualcosa in più. Questi hanno davvero voglia di ballare. La faccenda va chiusa qui. Se quegli assassini escono, invaderanno la torre. Okay, oh, Madonna. Li vediamo e li facciamo fuori. E uno, due, tre. Devo impostare un urlo. Non lo so. Adesso sto ammazzando tutti. Sto ammazzando tutti. Minchia, sono quelli gialli giganti qua. Di cambiare un po' la cosa. 1100 1133, devo salire con questo. Andare con quella nuova. Anche le armi. No, ma per niente. Oh. Sì, ho preso un fucile simile a quello che avevo, ma fa un po' di più. Dove? Allora, R1. Allora, messaggio esotico, la valuta. Porta Xur, medaglia di squadra. Qui dentro sono, no? Modello di potenziamento.
E cosa faccio? Ok. Allora, l'arma esotica. C'avevo l'arma della vigilanza o multistrumento Mida? O cos'è che avevo? La Mida? Ok. Dettagli. Aspetta, caratteristiche arma. C'è il triangolo. Dettagli. Sì. Sì. Io ho infondi con qualcun altro. Posso infondere con un'ala della vigilanza? Modo smolta per infusione, eh? Ma come faccio? Allora, quanto cazzo è? 1100. Allora, io sono Mida, sono dentro, multistrumento Mida, ok. Lo devo togliere da... Sì. Sì. Triangolo, ok. Esatto, 1133, 1125, 1111. Anche il 33 ce l'ho. Ce l'ho, ce l'ho. Eh no, ma c'è smonta per un fusione, è questo? Ok. 1133. Sì. Dai, almeno cazzo fa un po' più di danno, perché... 200... 231... 1100, ok. Perfetto, dai, qualcosina ho fatto. Ok, fammi vedere se riesco. Adesso il Mida di prima, però che fa molto più danno, giusto? Sì, fa un po' di danno più. Adesso poi se prendo roba, le armi ancora più fighe posso infonderle, perché ne ho ancora tre, giusto? Ok, è morto adesso, vedi? In un attimo l'ho fatto. Bravo, non ci si annoia mai. Io non me lo ricordo più sto gioco, ma tu devi vedere quanto cazzo di tempo abbiamo giocato. Era con gente che non conosci, mai, non l'avete mai visto. Però erano bravi, però eravamo bravi. I raid tutti senza problemi, l'abbiamo sempre fatto. C'era Harry, Carlo Trulli, c'era stato tutti. Esplodere cose senza di me. Devo controllare quell'esplosione. Voi due raggiungetemi quando potete. Arriviamo, Petra. Prima è meglio è. Quello scoppio ha aperto le celle di detenzione. Amo il lavoro sul campo. L'esplosione ha neutralizzato la sicurezza ai ponti inferiori. Darò una controllata ai prigionieri di alto profilo. Tu e Cade, tornate al centro di sicurezza. Riattivate i sistemi. Ok, questi simpaticoni non ci stenderanno il tappeto rosso per entrare. Io in alto, oi, tu in basso. A Franci gli hanno regalato per il compleanno la TAT, fichissima. Il quadrupede della TAT, come cazzo si chiama? Oppa. Sì, mi hanno fatto vedere la foto, è uno spettacolo. È collezione. Sì, c'è
collezione. Ma il problema della PlayStation 5 non è il costo, è la reperibilità, perché effettivamente 500 euro per quello che ti dà, ci vuole 1500-1800 euro per un computer che gira così, anche la serie X per dire. Quindi non è il problema quello, è la reperibilità. A parte che adesso GameStop ha aperto i preordini, te lo volevo anche dire, non so se te l'ho già girato. Stanno arrivando un po' di console a GameStop, devi andare a vedere, devi da lasciargli 250 euro di acconto e poi ti arriva. Vabbè, allora non lo comprerai mai. Vabbè, che cazzo di problema c'è, scusami. Dopo non li paghi quando arriva, Io l'avevo pagata day one 6 mesi prima anche. A febbraio è uscita, a novembre l'avevo già pagata tutta io, a febbraio. Per lui c'era già tutti i soldi. Però cosa succede quando fai così? Se arriva tra l'anno. E come non arriva? Ciao Matti! Bella mitico! Siamo in live su Twitch! Quanto tempo! Siamo in mega live con due spettatori. Ciao bello, come stai? Tutto bene? Scommetto che riesci a stappare una bottiglia da 50 metri senza perdere una goccia. Allora, io ci sono tutti i giorni su Twitch e su YouTube. Bravo. Sì, perché allora non c'è tanto da incazzarsi, perché io lo crepo come un disperato, è tranquillo, perché qua è una questione anche di riflessi, ragazzi, che non ci sono più i riflessi, ma non ci sono proprio più. Sì, beh, chiaramente le armi, poi bisogna saper fare le cose, perché vedi, come io non mi ricordavo più infondere, me l'hai detto tu adesso, se no ero qua con la pistolina a fare 32 di danno invece di 100 milioni. Allora, io sono molto family friendly, nel senso che qualche parolaccia non è un problema. Bestemmie, robe, sai, strane, politica, incitamento all'odio, tutte queste cose qua, no. Perché sai, a volte magari si dicono delle cose... Bravo. Vabbè, quello. Scusami, siamo in live o non siamo in live? Siamo uomini o non siamo caporali? Com'è la storia? Grande! Su Twitch tra poco arrivo all'affiliazione, me ne mancano 7. Grande! PV148 sei? Sei un grande, grandissimo, sono morto come un pirlone però. Sono morto come un pirlone. Grande, grazie mille, mitico. Così arriviamo a 50 iscritti e c'ho l'affiliazione. E iniziano ad arrivare i miliardi, ragazzi, Poi compro PlayStation 5 a tutti. Fate pubblicità a scuola, cazzo. Sono solo mister, con tutte le migliaia di persone che vanno lì alla sua scuola. Ogni tipo che c'è lì mi fa un... vabbè, ho capito, ma contano. Contano come numero. Ah, è Mida! Guarda questa che bella! Brum, 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 brum. Dopo, se ti va, mitico, sul canale YouTube ho mille giochi, che è sempre Marco Drums Games, e lì ho salvato tutte le live, tutti i giochi che faccio, tutti i day one, un sacco di roba fighissima. Se ti va. Grande, solo un grande coro, sei un grande. Scherzavo, faceva parte del piano. Ci vediamo al centro di sicurezza. Ah sì, devi fare il pezzo forse, quello se non l'hai fatto. Sì. Bene.
Non te lo so dire. Sono presi con la scuola da far paura, nel senso che li stanno massacrando, No, probabilmente anche te, però. E poi giocano, penso a qualche altro gioco. Bravo. Allora, è molto bello quel gioco lì. Io ci avrei giocato di più, molto di più, se non era solo che è in inglese. Se c'era l'italiano, sinceramente me le facevo, perché è veramente bello. Se ti piacciono i manga, ti piacciono la tipologia di gioco, è figo. Ma io li ho guardati e li ho comprati tutti, ti dico la verità, e ne ho iniziati forse neanche uno. Però ti posso anche dare ragione, nel senso. Fatal Bullet ce l'ho. Ma io devo finire tanti di quei giochi che dovrei licenziarmi dal lavoro e fare YouTube professionista, perché c'ho troppi giochi. Che stai sparando a uno grosso, giallo? Ah, a merda proprio. Dice che ci serve un'autorizzazione del vegliante per aprire la porta. Cake. Ci bello. Penso io. Promozione in arrivo. Beh, tu fregatene. Fregatene, vai avanti, te lo fa fare gratis. Ah, merda, è un bug. Non spegni mai più la play. Non loghi più. Tempismo impeccabile. Come sempre. Non resta che accettarlo. Ma quello è il problema. Che sta succedendo al pavimento? La Beare sta imbrattando tutto. Togliamo il pavimento, ok? Marco Drums ce la fa. Però questo gioco anch'io ci ho perso un po' la mano ed è un bordello, sinceramente. Non è che spiega benissimo. Certo, ovvio. Domanda, come si fa? Premi il pulsante rosso. Ma sono tutti rossi. Allora premili tutti. Perché te ne dà lui, forse? Ha funzionato. Incredibile. Me la cavo alla grande. Scherzavo, non ha funzionato. Ok, sto a posto. Hai quello che devi. Vai, cazzo, arma! E cambia sta cazzo di arma? Poi si potrebbe andare anche online a fare il culo alla gente, Dici? Ma non c'era una volta, non c'era mica il coso che non contavano? Abbiamo, stavolta per davvero. Quindi se tu sei... c'hai un mida, un mida. Forza! E sta a fuoco!
piano. Assistenza tecnica. Senza alcuna bello. Pietà. Ok, dovrebbe essere tutto a posto. Ma adesso mi chiede una specie di attivazione secondaria. Dovrebbe esserci un terminale sulle passerelle. Verrei con te, ma mi hanno detto che ci sono delle torrette che vorrei provare. Minchia. Una cosa. Siamo qui due settimane. Ci penso io a quella cosa. Grande! Vedi che siamo amici. Bella lì. Magico. È che Mister si mette offline così gioca da solo. Oh, grande Marco Drums. Marco Drums c'è. Sempre sul pezzo. Ehi, hey, cosa ne pensate delle mie nuove armi? Cerca tra quegli amici dispersi. Ci sei ancora, Petra? Dacci ancora un secondo e ti apriremo la strada verso la prigione. È disperso. Tutto sotto controllo. Disperso. Tranquilli. Oh, Marco Drums è per un elemento dappertutto. Certo che mangiare un pezzo di torta mentre spari sti tipi qua è qualcosa di epico, eh. Non accettare, non lo conosciamo. Oh, ti ha mandato anche un bonifico di 100 euro, eh. Grande, Milt. Beh. Grandi, ce l'avete fatta. Oh cazzo, rola come picchia. Cazzo, rola. Dice che è troppo scarso il clan, vieni nel mio! Porta chiusa, vuoi che dritta per me? Perché Mister non vuole venire con me? Noi siamo tanti. È vero, eh? A una quindicina penso. No, loro giocano sempre, abbiamo anche il gruppo WhatsApp, tu hai detto di no. Il sistema di sicurezza. Beh, mi sembra che avevi detto di no l'altra volta. Aspetta, vuoi che ti metto dentro nel gruppo? Tutto ok, Petra? Vabbè, ma siete in due? Sì, sto accedendo ai livelli inferiori. Ma in clan siete in due? Cazzo, almeno tutti e quattro. A me basta che paghi tu da bere. Amico in grande. Mi sa che ho finito, eh? Sta a giocare con le donnine di Genshin. Si direbbe che qui abbiamo finito, fanciulli. Il ramen lo offro io. Sì. Oggi sembra tutto a posto. È figo, eh. È figo. Però non c'è l'italiano.
Ma non c'è sottotitoli italiani? L'hanno fatto? È solo inglese, sottotitoli in inglese. Io non capivo un cazzo, vaffanculo. Vabbè, voi siete giovani, parlate di inglese da scuola e magari lo capite anche di più, ma cazzo, io c'erano delle missioni che non capivo cosa dovevo fare, stavo lì come un coglione, vaffanculo, che gioco di merda. è meglio. No, 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 no! Cade è sparito! Non si tratta di una rivolta, ma di un'evasione! La camera d'equilibrio sono. Io? A che punto? E che cazzo ne so? Le prime missioni mi diceva. Quella che c'era il puntino dava il puntino. Dopo non c'era, certo non c'era il puntino, ma basta. Ma avrò fatto forse un'ora di gioco che ci ho messo 7 ore perché non capivo un cazzo. Certo che non ho fatto una sega. Vittorio è ormai è. No, neanche l'ho visto in radio. Cazzo, ah, per il Black Friday erano tutti a 19€, 29, non mi ricordo più. 100€ di roba, 29, cazzo. Perché l'ho preso il Black Friday, prima non ce l'avevo. Mai stato meglio. Visto che roba, Petra. Wow. Petra? Ah. Ehi là. Devo aver rotto il trasmettitore con quell'atterraggio spettacolare. Il massimo, però. Prendi il gioco e lo chiudi. Vai con la musica in Faust. Ok, ragazzi. Beh, Destiny 1 è fighissimo. Ho detto, tornate nelle gambe. Comunque è bello, sono belli i video e le storie di Destiny comunque, sempre stato un gran bel gioco. E allora ragazzi, tra un po' si comincia a scaricare gratis col pass, ragazzi, vi aspetto, eh. Ah, ho fatto cosa? Come si chiama? Pre-download? Su computer? Cazzo, no, dalla Series X? No, non me l'ha ancora fatto. Basta. Adesso sono incazzato. Minchia, Valerio Gallo ha vinto il campionato GT Sport. Grande, la Coppa delle Nazioni. Dammi una mano, piccolina. Bello, bella sta storia, mi piace un botto. Urca, quello è grosso.
Torno a casa, Ace. Sarà l'inizio. Ah, sei entrato nel raid. No, no. Kate, Petra, che sta succedendo? Rispondi, Kate. Ehi, rieccoti. Siamo precipitati di almeno 20 piani. Non riesco a contattare né Cade né Petra. Bungi 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 bung. Cosa devo fare, ragazzi? Per fortuna hanno fatto la versione. Tracce di etere. Attenzione ai caduti evasi. PS5. Però, ho fatto la versione PS5 di questo gioco, sennò era un bordello. Non sarei riuscito a giocarci. Ma io il problema mio è che se non è a 60 frame stabili mi manda in pappa il cervello. No, anche sulla PS5 quella vecchia non era stabile. Sulla versione PS5 è stabile. Sì. C'è qualcosa sì. Nei paraggi. Ed è molto vicino. Fico. Ma le della sua parte è che l'avevo presa a disco io, no? E una volta finiti e platinati li ho... Sì. Sì, cala un po', c'è un po' di calo di frame per forza. No, diciamo che... Ma porca loca, ma sei serio? Mi sono buttato giù a cazzo. Queste così. Cose prima erano caduti. I caduti non sono diventati... E poi Destiny... È stato qualcuno. Destiny è questione di culo, eh. Vabbè, quello che ti dà, sì, dai, le armi. A meno che hai cambiato adesso, una volta era minchia, era... Cazzo! Rilevo attività sotto di noi, ma non riesco ad aprire le comunicazioni. Oh cazzarola, questi saltano fuori. Faccio esplodere le palline.
saperlo ci giocavo oggi. Tutto va a fare. Cazzo. Siete crashati? Cazzo, tu muti come se... Ma ti ho detto, minchia, sono crashati qua. Proprio silenzio oscuro. Ma cazzo di pistola hai preso? Minchia, faccio 800 io. Che fico. E che cazzo, bella. 800 faccio io, sto merda. Allora, aspetta che adesso faccio... Faccio un headshot. Che per... La gente che non sa cosa vuol dire prendilo nella capezza, in crapone. Ciccio, hai proprio detto che... Oh. 873 in testa. Mister, 873. Ah, che cazzo. Ha preso una pistola dalla Madonna, che buccia di culo. Grande. Che ti ha preso? Di qui non si passa. Ci serve un'altra strada. Cazzo. Di qui non si passa, è ovvio. Oh cazzarola, era giusta la strada. Oh, basta. Oh cazzarola. Come mai? Secondo me gli dà di più per poter giocare? Perché tu non avendo i DLC sei vecchio e 900 rotti. Loro per farti giocare a questo ti dà un po' di più. Io sono partito da 1100 quando sono andato nel DLC. Sì. Può essere. Può essere. Marco Drums ha parlato. Lo spettro di Kate. Avete visto Mandalorian? Senza lo spettro. Che figata quando dice. Quando dice ho parlato. E basta, praticamente quando diceva ho parlato quello lì. Non parlava più. Bellissimo. Non mi ricordo come si chiama, sai quello lì. Oh, grosso! C'è un tipo grosso!
però l'abbiamo attaccato tu. Che Kevin ci sta seguendo. Kevin, entra. Resisti, Kate. Stiamo arrivando. Catalizzatore Borealis va dato, giallo. Ma dai, come dici? Non, perché è un'arma di merda? Borealis. Che cos'è che è? Magari è più bella di... Potrei provare. Non ha sentito nulla. Come stanno i capelli? No. Senza parole. Tipico. Oh no. Non c'è niente che possa... Mi dispiace. No. Ascolta. Questo non è colpa tua. Ecco che si ottiene a fare i buoni. Dio a Zavala e Ikora. Che l'avanguardia... la migliore scommessa che abbia... mai perso. Bello. No. Le sue battute erano pessime. E anche il suo tempismo. Volevo ridere. Davvero. Saremmo dovuti essere lì. Non è colpa tua. Questo no, è morto, è poverino. Tutto merito di Ultrensov. Ma se pensa che questa sia la fine, si sbaglia. È solo l'inizio. Lo affronteremo. Hai capito? Tutti noi. Ogni titano, ogni stregone, ogni cacciatore. Prenderemo d'assalto l'Atollo. E poi monteremo la testa di quel bastardo sul suo preziosissimo trono. Per la nostra squadra. Per Kate. No. Cosa hai detto? Non siamo un'armata. Nemmeno conquistatori. Siamo guardiani. Dobbiamo rimanere qui.
a casa nostra, con la nostra gente e il viaggiatore. L'atollo è andato perso insieme alla sua regina. Se un altro Sov vuole quell'ammasso di rocce, può averlo. Ma è di Kaid che stiamo parlando. Fare nulla sarebbe... Dillo. Codardia. Mi rifiuto di seppellire altri amici. Siamo family friendly, ma non fino a un punto di political correct. Uldrensov è mio. Con chi? Progresso del grado stagione 100.000. Torna da Ikora alla torre. Torna da Zagala alla torre. Da me c'era scritto Zagala. Zagala. Eh sì, cinese. Campagna dei rinnegati. Gratuito fino al 22.2. Cosa vuol dire? E perché non può farla lui? Perché non puoi farla? Se è gratuita? Ma no, dai, gioca gratuitamente la campagna dei rinnegati fino al 22 febbraio. Vai sullo store e tirala giù. Ma devi andare sullo store. Almeno, boh, non lo so, dice così, non l'ho mai fatta io l'ho comprata. Quindi, no, dice che sì, magari vai sullo store e vedi se te la dà. Ciccio, 1113, 1127 di più, perché grazie. Mi faccia controllare. Tu cosa fai di solito? Le smonti le cose, mister? Non servono a niente. La okay. Prego, ho molto da fare. Sì. Pronti al controllo? Fenchurch si occupa dell'esplorazione. Io degli affari. Il suo nome. Era della classe Fico. Allora, questa è 1126. Fenchurch si occupa dell'esplorazione. Io degli affari.
1131. Se posso fonderlo ancora, secondo te posso fonderlo ancora? No, 1133 non ce n'ho un'altra. No, se potevo fonderlo ancora, ma non ce l'ho. Non c'ho un cazzo. Potrebbe essere. Come va oggi? Che la fortuna sia. Allora. Allora. C'è sempre qualcosa di nuovo all'Everversum. Potrei provare a farti cambiare idea, ma sarebbe solo un insulto per entrambi. Al momento, tutti i guardiani disponibili si stanno occupando degli evasi della prigione dell'Anzia. Ma non basta. Se scegli la guerra con l'Atollo, dovrai affrontarla senza... Dimmi che hai qualcosa per me. Insieme non c'è niente che ci ostacolerà. Sii audace. Sì. Sto cambiando lo spinner. Lo speeder. Ora più che mai la città conta su di noi. Sei pronto? Molto bene. Sempre bello vedere un altro eroe della torre. Anche la lama perfetta ha bisogno di essere affilata. Ok. Cosa ti serve? Sì, è vero.
Già. Tienila sempre carica. Ok. Vediamo cosa possiamo scoprire insieme. Cosa di tuo gradimento? Vogliamo scoprirlo? Che schifo. Allora, devo parlare con... Allora, Zavala Dukaz. Allora, uno sto andando giù. Uno sicuramente giù. Ma ho parlato con un tipo che c'aveva una spunta viola. Adesso sto andando dal... uno ho già parlato. Adesso sto parlando con la tipa. Eccola qua. Ai questa confini è Zakala. Dell'atollo c'è una zona desolata chiamata Riva Contorta. È storico di negati, non lo fa. Esplora aiuto. Riva Contorta alla ricerca degli assassini. Riguardo a Zavala, si aggrappa ai frammenti del futuro Contorna. Che aveva immaginato. Che gli si è rotto. Che palle che sei vista. Qui c'è la versione cinese del gioco. Cosa posso fare per te? Partite crogiolo. A presto. Ma si potrebbe provare. Provare non costa nulla. Davvero? Ma davvero, davvero, davvero. Hai capito? Madonna, ragazzi, che sono. Piccolo problema, muoio. Tutto dipende da me. Bunkala! Questa è quella delle astronavi, se non mi ricordo male. Amanda. Ah, che giornataccia. Assolutamente sì. Ricordati di leggere le istruzioni. Adesso sono gelosa. Quante ricompense del Prime Gaming, raga. Ho appena finito di lavorare. Ma me le dà ancora? Riccio. Tutti questi qua fa schifo. Questi tipo. Ecco qua. L'ho appena rimesso in funzione. Prenditi cura della tua luce, capito? Tutto dipende dalla tua. Sì, parliamone. Grande. Interamente artigianale. Alla prossima. Ok, ce l'abbiamo fatta a riscattare tutte. Troverò
La foresta infinita non è veramente infinita come dicono. Ha i suoi limiti. Ho sentito delle voci. Hai qualche amico un po' dubbio. Stai attento. Cos'è? Girano tante voci sulla torre. La gran parte delle volte non le ascolto. Ma quando sento parlare di Europa, mi preoccupo. Dite al nostrobo che la mia nave non ha bisogno di ritocchi. Che non tocchi la mia nave. Padre, mi dispiace. Ok. La cripta di pietra fonda si trova davvero tra i ghiacci d'Europa. E allora i campi dorati dei miei sogni? La signorina Everest. Me la ricordo che era una bambina piccola. È passato un sacco di tempo. La pagina 2. Le scorte di cibo si stanno esaurendo. Occorre arare nuovi campi. Ci penso io. Ah, questo. La cripta di si trova davvero finito in culonia. E allora i campi dorati dei miei sogni? La signorina Everest. Me la ricordo che era una bambina piccola. È in grande. Allora. Ok. La cripta di pietra fonda si trova davvero tra i ghiacci d'Europa. E allora i campi dorati dei miei sogni. Dai, sto fuori benissimo. Uno dei giochi più belli. Sì. E infatti si vede che tanta roba. Tanta bella robina. Okay. Prima di aprire le porte ai guardiani vi osservavo, frenetici, nella vostra esistenza collettiva. La perdita intralciava appena il vostro incedere. La guerra rossa, la morte di un'avanguardia, meri contrattempi. Allora vi consideravo insensibili. Ritenevo che per voi ripartire fosse facile, poiché la vostra condizione vi rende incapaci di tenere a qualcosa di effimero. Ora mi trovo in un momento buio e ammetto che invidio la vostra tenacia. L'armeria nera fu creata per resistere all'ombra incombente, ma quando tornò l'oscurità e le difese vacillarono, il mio lavoro non fu. Non può andare avanti, mister, e fa ritorno agli alleati, mister. L'umanità si rivolse alle stelle e ora le forge sono dimenticate. Se voglio conservare il retaggio dell'armeria, devo creare qualcosa di nuovo. I caduti fuggiti da Europa raccontano di una ricerca incompleta di Bray sulla programmazione della materia. Potrebbe essere un nuovo inizio per l'armeria.
Ho usato la rete dell'avanguardia per scaricare ciò che potevo. Ma alcuni rami non sono accessibili da remoto. Ed Europa rimane un fronte pericoloso per i senza luce. La TV si sta spegnendo per le attività. Sono 6 ore che sto a giocare, ma che attività di che cosa? Scemo. E scarichi i dati manualmente. Buona. Che telefono? Stavo parlando con una tipa. Introduzione alla sintesi di armatura. Terminale scansionato. Taglie, armatura. Questa è nuova, non l'avevo mai vista sta tipa. L'armeria nera ti ringrazia. Telaio inutilizzabile. Allora, io adesso avrei finito. Cosa devo fare, mister? Le imprese. Molto la luce. Quindi i rinnegati io l'ho finito? L'avvicinarsi delle piramidi. E cosa devo fare adesso? Nonostante sia circondata da guardiani, non riesco a immaginare. Playlist stagionali, oltre alla luce, imprese, non c'ho altro. Rinnegati. Ma c'è proprio scritto rinnegati? I rinnegati, segui. Se credi di conoscerlo bene, sappi che non sarà mai abbastanza. No, ombre profondo, posso anche toglierlo. Ok. Che cosa? Io? Sì. Facciamo il coso qua, mi dice, il crogiolo. Allora, aspetta un secondo, giocatori. Allora, mister, entra in squadra. Squadra in matchmaking, mi dice. 3-2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 -
Squadra matching, il matchmaking. Devo esserlo anch'io. Proviamo. Entra nella squadra, squadra in matchmaking. Sta caricando magari? Riproviamo. Matchmaking. L'avvicinarsi delle piramidi mi riempie di terrore, nonostante sia circondata da guardiani. Non riesco a immaginare cosa provarono i fondatori dell'armeria durante il crollo. Vita intera. Una volta pensavo che le forze vite intere, anni passati a far caricare Destiny 1 e 2 erano solo una tappa sulla via che percorriamo ora. Sì, vai. Sto entrando. Destiny è un bello gioco nuovo appena fatto, Destiny. Madonna, la PlayStation 5, ragazzi, che caricamenti, che figata che...
Aspetta che ti butto nel vuoto. È qua seduto. Un regramma. È un complotto per farci abbassare la guardia. Certo, l'espressione fisica di Amada vincerà una battaglia. Mister, vuoi venire in altalena con me? Io ti lancio il coltello. Io ti do un po' di caffè. Ah no, me lo bevo io, vaffanculo. Ah, ce l'ho anch'io questo qua. Alle 19 devo scaricare. Allo! God. 19 sono le 7, giusto? No. Il crogiolo. No! Guardate la mia nave che figa. Qual è la tua? Quella grossa? Matti? Bella grosso. Ma scaricalo dal Prime. Se c'hai il Prime ti dà un botto di navi fichissime. Devi andare tipo nell'hangar se l'hai scaricati, penso. Devi andare sul Prime e mettere le carte, scattarli, te li dà tutti dentro lì. Infatti io c'ho questa nave fichissima, me l'ha regalata Bezos. È anche il capo di Amazon. Bezos. Io sono suo amico e quando andiamo a mangiare insieme lui mi dice che si chiama Bezos. E devo pagare pure io tutte le volte il ristorante. Ce l'ha. Dai. Che merda. Oh mio Dio. Cosa stiamo facendo? Il crogiolo è 6 contro 6. Solo con le pistole. Giovani lupi e signori del ferro, alla battaglia! Ah, ma il crogiolo è multigiocatore. Ah, ma non mi ricordavo che era questo qui. C'era un'altra roba dell'impresa da fare. Cos'è che non è crogiolo, è qualcosa da fare tutte le volte? Come si chiama? Forse è qualcosa d'altro. Sei in vantaggio, non mollare. Qualcosa... Cazzo. 1289, mi ha segato, mi ha sparato, tronco.
così assurdo. Manco di più. Non cedere. Era un po' che non c'entravo io, non mi ricordavo che era così. Anche perché facciamo dei bei danni una volta. La Madonna, due colpi. E che cazzo è? Madonna, che rottura di coglioni. Sì, infatti. Madonna, cos'è assurdo? Non torna a combattere. Ma come mai? Non capisco. È inaccessibile la, questa modalità per adesso. Ah, come dice Mister, siamo troppo bassi e... è inaccessibile. Ma l'ho capito, ma io non intendevo di fare questo. Intendevo di fare un'altra cosa, che mi è uscito di fare il crogiolo, però. Anche lì. Sei in vantaggio, non mollare. Avanguardia. E ora cosa vuoi fare, scusami? Ora tu sei il lupo. Concludi la caccia. Se andiamo a fare dei negati non si può fare, vero? Porca puttana. Il fuoco si è spento. Oh, hai visto che ho fatto una cosa? Sì, bello, questo ho fatto un... Che cosa? Ah, sì. Allora, become Twitch affiliated e strip... allora, se tu vuoi affiliarti a me, va benissimo. Se io devo affiliarti a te, non devi fare pubblicità sul tuo canale, sul mio canale, tipo. La zona di vantaggio è vostra. Ah, mi raccomando, date l'abbonamento a Marco Drums Games e non al tipo che è entrato adesso, perché già mi sta rodendo il culo. Cioè, mentre uno nel mio canale affiliatevi a lui, no, non si fa. Proprio ti banno. Madonna, raga. Lulula, dovrebbe essere l'ultima cosa che sentirai. La clemenza sta arrivando. Madonna, raga. Ma hanno visto che ci abbiamo... Bella lotta. Niente vittoria. Per fortuna è finita. Però una moneta. Completa le partite del crogiolo. Bisogna essere vigili. Fai pagare questa disfatta al prossimo avversario. No, non mi piace. 51 quell'altro. Ma chi cazzo è quello là? Capì. Beh, potrebbe aver anche ucciso. Ma qualche missione, non si può fare niente? Quello sarebbe figo. A me diceva che era gratuito, poi non lo so se
se è vero o no, non vorrei dire stupidaggini. Anche a te. Fino al 22. I rinnegati e basta. In che senso? Non so se per chi non ce l'ha lo dà gratis o cosa. Non lo so. Non ha neanche senso che chi l'ha comprato ti dice che si può giocare gratis comunque, cioè, grazie al cazzo l'ho pagato. Ma quando fai la dashboard non te lo dice già sotto? Da comprare la roba? Te lo dovrebbe dare già da lì? I rinnegati. Ma quella è quella che dovrebbe uscire. Sì. Porca troia, gratuito proprio. No, non so perché ci dice puoi usare gratuitamente, allora non ha alcun senso sta roba. E che ci fai? E che ci fai? L'incursione ci vuole 2 ore. La cosa di veloce che possiamo fare tutti, solo l'online. Se faccio inizio la mia non entra lui perché non ce l'ha, vero? Se no io tanto manca mezz'oretta. Io esco e faccio quella che mi manca a me, mister, se no poi anche la prossima volta non possiamo giocare. Ma se mi hai detto di no prima. Sì, la prima missione l'ho fatta. Perfetto. Questo che cos'è? Volete ancora salvare l'universo? Solo la tua. Che missione è? Gli evasi stanno destabilizzando la regione. Beh, di certo non sarò io a fermarvi. Dovete uccidere il servitore vigliante. Ha perso tutte le rotelle. L'avanguardia fa i pezzettini di storia? Che cos'è allora? Non me lo ricordo più l'avanguardia. Prigione degli anziani vi dà benvenuto. Impressionate vostro vegliante. Ok. Quello è Varix. No. Varix si è lasciato indietro il suo servitore, che è impazzito. Pensa di essere il padrone. Ha organizzato una specie di esercitazione noi, mister. In tutta la prigione. Questo lo puoi ammazzarlo tranquillamente. Che scassa cazzo, Ok, mi ha dato un paio di mutande e sono finito nel vuoto. Bellissimo. Bellissimo proprio. Non le conosco le balaustre questi qua, Porca troia, fanno i cosi alti di 700.000 km quadrati. Possiamo scendere solo superando questo trasporto per prigionieri.
Il servitore vegliante mi ha impedito di disattivare il sistema di trasporto dei prigionieri, perciò occhio alle rotaie. Avete una lunga strada. Ah, sicuro che li becco io. Sistemeremo questa prigione se non trovate quel servitore e non gli piantate un proiettile in corpo. In arrivo. Bellissimo. Ma ci sono dei punti dove non ti sega o? Bello. Ciao, ciao raga, ci vediamo alla prossima missione. Io mi metto nell'angolino, eccolo qua, occhio. Ah no, no, c'è due. Vai tranquillo che qua siamo tutti pro. Non c'è problema, arriva Marco Dran, paura non ne ha. Ok, quello è andato, quindi andiamo di qua. Oh cazzo, <ride> 26 secondi. Oh grazie, ti frego anche il codo. Beh, non c'è più il barattolino qua, devo andare a prenderlo. Ah, fanculo, 37 metri a piedi. Ciao. Questo di qua. Ah, non lo so. Mi sa che sono caduto in un buco io. Porca. Poi bisogna abbandonare in mezzo però. Ci sono. Vabbè, adesso sono qua. Ecco, sono qua. Che palle quello là che si fa l'immunità. Boom, calanga. Oh, treno. Treni, buchi. Ho visto che si mette sul seggiolino invece di aiutare un compagno in difficoltà. Seggiolino lui si mette. Cioè, già stati montavo questo qua. Dai, diamo. Aspetta! Per sangue politico, uccidete. Giuro, mi sono guardato quando c'era sto scemolito di treno che passava. Aspetta che fa. Oh cazzo, c'è un tipo qua. Che devo andare via dal treno, ma il treno appare subito, treno di mezzanotte, aspetta Marco Dram. Bello, molto bello. Macchine da guerra, Cabal, in marcia.
C'era la Legione Rossa. Spero siano marciti tutti quanti. Io devo mangiare. Alla guerra. Hanno perso tutto. Poi bisogna giocare a coso. Sì. Ma sì. No. Oh, porca. Come mai? Come mai? Mi fa di più, sì. Oh cazzo, è saltato come in testa, non è saltato. Oh, questo chi è? Oh. Siamo veramente incazzati qua. Primo raro. Uccidete. Dove sei? Aspetta che arrivo. Guardiamo a terra. Oh! Signore alleati. Misterino a posto un pochino. Oh cazzo. Che cos'è sta roba? È rimosso. Sono morti. Voi. No. Sono morti, ragazzi. Cos'è sta roba? Secondo round. Ah, ma te ne vai via così a cazzo di cane? Disinnescatemi. Ok. Cioè, figa, prima ci porta su quel bordello e poi ci abbandona. Affanculo. Grazie al cazzo! È il boss il problema! Vabbè. Ciao! Sta abbandonato, hai capito? Matti! Porca miseria! Mi sono qua! Che cazzo mi devo conquistare? A, B, C, D, quelle cose lì? Fai sì. Sì, io sono qua su B, ma mi stanno bombardando con non so quante cose. Grande. Vai, che vado su C. Cioè, sono su C, ma c'è un sacco di roba. Infatti, anche qui. Ok, lì l'ho presa. Porca loca. 3, 2, 1. Cos'è sta roba? Appunto. Tutte e due insieme poi. Contemporaneamente. Devo realizzare la cap. Cazzo di mister è andato lui. Frega un cazzo. Ci ha fatto la missione stratosferica, ma sì, tanto non c'abbiamo neanche la luce, non c'abbiamo per fare sta roba. Mamma mia, adesso vedrai che siamo qui mezz'ora, siamo qua. Allora facciamo una cosa, andiamo insieme, perché sennò credo che... Allora tu sei qua all'inizio, anche tu con me. Ok, mettiamo questo schermo giallo. Bravissimo. Poi bravissimo, vai. Bisogna andare sulla A. Porca troia, che cazzo è questo? Ok. Vediamo questo scemo. Ok, uno è andato. Ma è vero, ecco cosa sono queste merda che sono. Ma io sono su A, eh. Conquistiamolo, se no. Oh porca roba. Ok, hai presa. Perfetto. Andiamo su B, secondo me. No, perché l'hanno ripresa.
Ok, dai, che la prendiamo. Allora, stronzo, vanno a riconquistare anche A? Andiamo con C? Anzi, che cazzo di bolli di stasi qua? Ma vai, no, la mina C esplosa. Ah, bisogna conquistarla dentro un tot, ecco perché. Ah, è perché non siamo morti, io non ero morto. Sì sì, me lo ricordo adesso, che tipo nelle prigioni c'erano ste cazzo di bolle che poi se non le conquistavi entro tot esplodeva e si finiva tutto. Sì sì sì, dai, andiamo, andiamo. Sì 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 sì, tanto ce la facciamo anche in singolo, non era questione che non ce la facevamo, era... Magari lo dice anche, e io c'ho il volume talmente basso che dice che conquista le bandi dentro. Ok, io l'ho presa. Sì, vai diretto. Vai. Ci vado io se riesco. Da sotto. Oh, perché adesso 3-3? L'abbiamo fatta? Mi sa che l'abbiamo fatta, eh? Non vedo... Non vedo più con questa. Sì, l'abbiamo fatta. Nuovo obiettivo. Sconfiggi, ah, sconfiggi, basta. Sì, l'abbiamo fatta, grandi. Hai visto, è solo una questione di... Dici? Ah, forse sta buttando dentro col matchmaking, non so perché. C'è un altro che spara con noi. Ah, Yad! Sì, sì, è vero. Ah, ecco perché, perché noi non abbiamo... Io non ero andato su C, è andato lui. Ah, c'è andato su? Ah, ok, bravo. Siete sopravvissuti in prigione. Ah, ok, ok. Ma queste sono tipo le prigioni. Io me le ricordo queste cose qui. Tesoro, vi aspetta. Ah, giù perché c'è la, il tesoro, basta, è finita. Sentite come vi chiamo. Ritirata in camera di equilibrio. Questa sì che è l'ennesima ripulita. Deve essere bello finire ciò che si è iniziato. L'avevo già detto io. Ma quanto cazzo è lungo? Sulla nave. Vuoi dire che mi ha sentito? Ah, eccola qua. Tesoro, sei arrivato giù? Aspetta di sotto. Sentite, attento a non morire a metà, Ok. Pare che l'illusionista vi abbia lasciato un regalo. Ho sempre odiato. No, non è finita. Ma mi faceva ridere. Tenetevi pronti allo scontro a fuoco più epico nella storia della prigione. Quel folle servitore è laggiù. E come fai, scusa? Devi aspettare che si scende? Ah, ok. Cazzo! No. Vabbè, ma è un... è bungie, comunque. Serve fare un po' quel cazzo che vogliono. Però questa roba qua, pensavo che avevamo il... Ah, sì, tutti. Pensavo che avevamo già i soldi. Cioè, la roba. Non si sta fregato. Ah, eccolo là.
Parola. Si è usato fuoco in realtà. Rinforzi Rex. Come è andato? Porca loca! Ah, sto scemunito qua quando fa. Cazzo! Sì, mi è spawnato dietro sto scemo. Aia, due, speriamo di non morire tutti e tre. Grande. Hanno scatenato un Forzi Cabal. Cazzo, mi fa una roba dietro, porca miseria. Va, va, mi cadono dal cielo, in testa mi cadono. Ma dai, ancora sto scemo. No, porca fischia. Porca fischia, se moriamo tutti e tre siamo... Si ricomincia. Ma chi è entrato, cazzo? Ho fatto 27 uccisioni, è entrato uno che non è capace di giocare, la prima volta. Nella storia della prigione. Quel folle servitore è laggiù. Sì. Ma continuano a cadere comunque. Continuano a venire giusti, scemoni. Vecchio amico è qui. Giudizio ha portato. Costa loca. Hanno scatenato un Forzi Cabal. Porca loca, fuoco! Sì, bugga, bugga, bugga! Qui è incredibile. Aspetta, che sto diventando. No, ti ha sparato in alto. Cazzo, sto fuoco. Hanno scatenato un Forzi Cabal. Ecco. Vedi, è dato via libera ai vecchi. Aspetta, dentro. Loca, aspetta che arrivo. Vabbè, l'altro ragazzo. Se no, se crepiamo non lo finiamo più, però. Cazzo di fianco sto stronzo. Stratega di Cava. Siete morto? Ancora lui. Inseguimento dei Rex. Ah, arrivano anche quelli grossi, proprio ci sta. Oh,
porca puttana. Vai, quello grosso è andato. Vaffanculo. Anche a te. Ah, ma ce n'è più uno di grossi, bello. Destini, cosa è scritto, scusami, riscrivimi per piacere. Vai. Ah! E vai, dove stai, trotto ramingo? Mi hai sempre sì, no, nessuno. Cosa stai facendo? Abbiamo fatto una missioncina così dell'avanguardia, tanto per, perché anche il nostro Nitico Matti non c'ha o come cazzo si chiama, i DLC. Quindi, quando facciamo queste cose, Kevin, devi entrarci dentro anche tu. No, porca loca! Ma vaffanculo, niente, l'abbiamo fatta per un cazzo. Io vado, sono già le 7, devo andare a mangiare, però dopo ci sono, o comunque quando giochiamo a Destiny, vieni anche tu. Ma tu sei dentro nel gruppo di WhatsApp, perché come facciamo quando si gioca a Destiny a mettersi d'accordo? Allora, fai una cosa, adesso fammi finire la live, saluto poi ti spiego. Ciao ragazzi, grazie a tutti che di essere stati con noi. Mi raccomando di iscrivervi a YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Discord. Li ho detti tutti. Twitch e YouTube, mi raccomando di attivare la campanellina così sapete tutte le mie meravigliose live che facciamo insieme ai miei amici. Grazie Matti, grazie Mattia. Grandissimo. E ragazzi, a Destiny ci sarà anche lui, il mitico mister che ci ha abbandonati a metà missione. Grazie mister, sei un mito. Il grandissimo Kevin che ha scritto, che ci sta seguendo, che quando giochiamo dovresti seguire le mie live, Kevin, così ti invito e vieni a giocare con noi. E niente ragazzi, dai, alla prossima, ciao a tutti.